Siamo con Antonio Dari, tecnico della Lodigiani, dopo questa sconfitta 2-1 in casa dell'Urbe Tevere. Le chiedo, mister, siete stati in superiorità numerica per un'ora di gioco, non siete però riusciti a pungere quel tanto che basta e poi la beffa finale, insomma, le chiedo se dovevamo pensare a un finale più tragico sarebbe stato sicuramente più morbido di questo. Che dire, sì, l'inferiorità numerica per carità uno la dovrebbe sfruttare, però non necessariamente con una squadra, quando si scontrano squadre di livello è possibile farlo. A me non c'erano state occasioni da nessuna delle due parti. Il gol su palla inattiva che abbiamo preso, forse quello è il vero rammarico, perché siamo stati poco attenti, non abbiamo rispettato le consegne. Ci poteva stare comunque il pareggio vedendo ciò che era stato espresso in campo, e ci è mancata magari quella cattiveria sotto porta, quella determinazione magari in più. Certo, prendere un gol così, il classico jolly che succede forse una volta nell'arco del campionato, prenderlo in una partita del genere a partita finita fa male. Quanto cambia adesso? Fa tutta la differenza del mondo, certamente un punto da zero adesso, però le chiedo, c'è tempo e modo comunque di ripartire? Insomma, le aspetta cambia, una settimana difficile. Non cambia i fini della classifica, cambia i fini del morale, dobbiamo stare attenti a lavorare su questo, perché mancano 7 gare, può succedere di tutto e il contraccolpo psicologico più che altro è quello da preservare, più che la classifica siamo tutte lì, quindi basta un pareggio piuttosto che una sconfitta, ecco, magari come avviene da noi oggi, per cambiare nuovamente le cose. Quindi non è la classifica che a preoccupare è il contraccolpo psicologico, però mi fido di questi ragazzi, insomma sarebbe stupido mollare ora, visto che c'è ancora tanto da fare, e lavoreremo proprio su questo e serenamente come sempre, insomma, e la serenità ci ha portato fino a qui e ci farà risollevare da questa brutta giornata.